alla notizia. Dunque, dicevamo l'insonnia. L'insonnia, il sintomo è simile, ma pare che non sia una sola, un solo tipo di insonnia, ma di cinque tipi, a seconda della personalità del paziente. Ancora più importante, legati ad una differente personalità del paziente, perché c'è anche una differente efficacia dei trattamenti farmacologici oggi disponibili. A rivelarlo è una ricerca dell'Istituto Olandese per le Neuroscienze di Amsterdam, appena pubblicata su Lancet Psychiatry. Circa il 10% della popolazione mondiale soffre di insonnia cronica. Un problema può presentarsi in modi differenti, come una difficoltà, per esempio, ad addormentarsi, un numero eccessivo di risvegli nell'arco della notte, oppure come un risveglio molto precoce accompagnato dalla incapacità di tornare a prendere sonno. Ma tutto sommato l'esito è sempre lo stesso: la qualità del sonno diminuisce drasticamente, portando con sé una lunga lista di effetti collaterali che vanno dall'eccessiva sonnolenza diurna alle difficoltà di concentrazione e di memoria, fino ad una maggiore incidenza di gravi disturbi come la depressione. Nonostante la sua diffusione, l'insonnia è però ancora un disturbo sottovalutato, poco conosciuto, e i trattamenti farmacologici, pur disponibili, garantiscono un'efficacia limitante e altalenante. La ricerca di biomarker e altri indizi con cui calibrare e personalizzare la terapia continua, inoltre a dare risultati deludenti. Ed è da qui che nasce la nuova ricerca, un tentativo di individuare la presenza di qualche caratteristica dei pazienti che permetta quindi di migliorare la capacità di diagnosi e terapie. Lo studio è stato svolto utilizzando i dati di oltre 4.000 persone contenuti nel registro del sonno olandese, un progetto che dal 2010 analizza la qualità del sonno dei cittadini olandesi attraverso l'utilizzo di questionari online. Circa 2.000 dei partecipanti presentavano sintomi dell'insonnia di intensità sufficiente per una diagnosi di disturbo lieve. Ed una volta individuati i loro pazienti, i ricercatori hanno quindi scavato a fondo nelle risposte date ai questionari, alla ricerca di differenze psicologiche o emotive che influenzassero la severità dell'insonnia e l'efficacia dei trattamenti. Hanno così ottenuto i cinque sottotipi di insonnia caratterizzati principalmente dai tratti della personalità predominanti nei pazienti e correlati ad una differente risposta alle benzodiazepine, la principale classe di farmaci utilizzata nel trattamento di questo disturbo.